Via Numana nel punto in cui incrocia via Viareggio, poi via Bonaria all'incrocio con il Lungomare, l'incrocio di via Mondello con via Nettuno e quello di via Bordighera con il Lungomare. Sono solo alcuni degli incroci che preoccupano i cittadini di Fregene, tanto che da qualche tempo alcune associazioni, come Autonomia da Fiumicino, hanno intrapreso una battaglia durissima per pretendere la loro messa in sicurezza. Tra le stranezze pericolose che ci vengono segnalate, il primo gradino del podio sicuramente spetta via Francavilla a mare. Guardate, questo è il segnale di dare precedenza rivolto verso una strada da cui non arrivano le automobili. Dovrebbe essere in realtà il segnale destinato a questa strada. È girato, nessuno lo sta sistemando e sicuramente ciò rende questo incrocio particolarmente pericoloso in questo momento. Se non ci si mette mano, se non vengono eseguiti i lavori di manutenzione che consistono nel mettere a terra la segnaletica orizzontale e in verticale la segnaletica verticale e in alcuni punti anche i semafori sarebbero necessari, questo fa sì che quando si attraversa un incrocio, se non c'è segnaletica o non si vede, perché la segnaletica è stata rigirata nel tempo o perché è coperta addirittura dagli alberi. La segnaletica non visibile causa di per sé incidenti, per cui in alcuni punti addirittura si sono verificati 3 incidenti nell'arco di 4 mesi, ma di recentissima questa cosa. Una situazione del genere, abbandonata, lasciata a se stessa, ha richiesto da parte nostra un intervento forte, perché siamo stati costretti a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Civitavecchia. Anche lei ritiene che questi incroci siano veramente pericolosi? Ah, sicuramente lo sono, è dimostrato senz'altro dal numero degli incidenti e dal fatto che si verificano gli incidenti prevalentemente in quest'ultimo periodo sempre nello stesso posto, che vuol dire che la segnaletica è insufficiente sia quella verticale che quella orizzontale. In questo caso la condizione di molte strade dipende anche dalla mancata acquisizione da parte del comune. Diverse sono ancora private e questo rende più difficile gli interventi di asfaltatura e fresatura delle radici delle piante.